Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Questo saluto di Cristo risorto accompagna la nostra celebrazione eucaristica domenicale, nel corso della quale vogliamo testimoniare la nostra fede in colui che è stato tratto dalla morte, il vivente, colui che ci precede e ci accompagna nel cammino della vita. E in queste intense giornate che sono state vissute insieme, sulla bella testimonianza che abbiamo raccolto di Gerardo Maiella, di questo santo della nostra terra, vogliamo ancora una volta ribadire il nostro impegno di vita cristiana. Saluto tutti quanti voi, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, carissimo parroco, Don Claudio, missionari, sacerdoti, il diacono e tutte le autorità qui numerose, civili e militari. Vogliamo rendere gloria a Dio con questa santa Eucaristia. E con questo impegno e questi sentimenti chiediamo dal profondo del cuore la conversione, il cambiamento, il rinnovamento spirituale, che è il frutto maturo di un percorso proprio di esercizi spirituali, così come sono state vissute in queste intense giornate di missione. E San Gerardo ci accompagna e ci conforta in questo nostro cammino, in questa nostra ricerca. E confessiamo i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre miserie al Signore. Salvatore, lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero di discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vidove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permanas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Diciamo insieme: il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultati, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa ai 10 corde, a Lui cantate. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa». Parola di Dio. Thank you.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, cari fratelli sacerdoti, diacono, carissime e stimate autorità civili e militari, ci troviamo quest'oggi a suggellare con l'Eucaristia questa settimana intensa di missione, proprio traendo dall'esperienza umana, spirituale di santità di Gerardo Maiella le coordinate giuste per continuare il nostro percorso di vita e quindi di fede, perché non vi è mai una separazione tra l'essere, direi, immessi nel contesto concreto dell'esistenza umana e la fede. Vi è una unità di fondo, essere uomini e donne illuminati dalla fede, così come è stato per l'esperienza del nostro santo Gerardo Maiella, quest'umile figlio di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, della congregazione del Santissimo Redentore, che è passato per il Mezzogiorno d'Italia nella sua semplicità ma anche nel suo dinamismo apostolico per conformarsi personalmente a Cristo
crocifisso per attingere all'Eucaristia quella forza necessaria, quel dinamismo davvero fecondo con il quale ha reso una buona testimonianza di vita e di santità che continua non solo nel ricordo e nella memoria, ma si attualizza nel cammino della sua testimonianza che anche ha vissuto con noi intensamente in queste giornate a Trevico. Siamo nel vivo, nel pieno del tempo della Pasqua, questo tempo in cui siamo chiamati a contemplare Cristo risorto che è stato tratto dalla morte e attraverso la croce, che direi questo doppio asse che ci mette in una sintonia straordinaria con i fratelli, con il mondo, con la nostra fragile umanità, ma ci fa elevare il nostro sguardo verso Dio proprio partendo dalla croce, da Cristo crocifisso che è il cuore dell'annuncio cristiano, perché tutto passa attraverso la croce, per crucem ad lucem, attraverso il sacrificio d'amore di Dio fatto uomo di Gesù, noi abbiamo conosciuto questa strada sulla quale ci siamo incamminati partendo dal giorno del nostro battesimo, accompagnati al fonte dai nostri genitori. Ebbene, questo itinerario che dobbiamo compiere è un itinerario che non va vissuto in solitudine, ma abbiamo detto sostenuti dalla divina presenza di Gesù, dal divino viandante che ci consola, ci incoraggia, ci rianima, ci rialza dalla nostra fragile condizione umana che vive nel peccato e nella sofferenza, anche questa a volte tristezza che avvolge le nostre relazioni, ma ci spinge ad andare oltre, ad avere uno sguardo di fiducia e di speranza verso il futuro, malgrado le tante ombre che si addensano sullo scenario della nostra vita, malgrado le preoccupazioni che noi sperimentiamo riguardo al contesto sociale, direi anche il contesto mondiale. E vengono alla mente le belle immagini che abbiamo contemplato in queste giornate, non solo nella comunità di Trevico, dove tanti sono convenuti in questa bella chiesa, in questa cattedrale, per riannodare la propria esistenza umana come nell'esempio e nella testimonianza di San Gerardo con Gesù, ma anche quelle che sono state le ore vissute dal Santo Padre Francesco a Fatima, dove si è recato pellegrino, dove ha affidato il mondo, la Chiesa, la Vergine Maria, che è apparsa un secolo fa in Covadiria, in questa, possiamo dire, periferia esistenziale di quel tempo, in un momento difficile del tempo, appunto, il sconvolto all'Europa dai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale, da quella che il Papa definirà un'inutile strage. Ebbene, quel tempo è un po' simile al nostro, in cui assistiamo sullo scenario, direi planetario, ma anche nelle nostre relazioni, una certa separazione, una certa contrapposizione, una certa lacerazione. Diceva Papa Francesco, assistiamo come una terza guerra mondiale a pezzi. Ebbene, affidandoci al Signore, avendo vissuto questa intimità con Gesù, proprio perché Gerardo ci ha convocati, il santo, possiamo dire, popolare della nostra terra, ha chiesto di venire qua in questo luogo, di riprendere un poco in mano la nostra vita, di ripartire con fiducia e con speranza, noi dobbiamo ancora di più rendere ragione di questa speranza che alberga nei nostri cuori. Lo abbiamo ascoltato anche nella pagina sacra di questo trittico della liturgia della parola che è stata proclamata in questa quinta domenica, abbiamo detto, del tempo pasquale, di questo tempo, di questi 50 giorni che, partendo dalla grande veglia di Pasqua, ci conducono verso la Pentecoste, dove il dono dello Spirito Santo rianima, riabilita e restituisce quella capacità di essere missionario ai dodici, così come restituisce a ciascuno di noi la responsabilità dell'annuncio, della bellezza di questo essere cristiani malgrado le difficoltà nel nostro tempo. Dice Papa Francesco,
parlando nella bellissima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che dobbiamo sentirci come una comunità in uscita, capaci di non farci rubare questa dimensione che appartiene proprio all'essere cristiani, la dimensione della comunità, la dimensione della fiducia, la dimensione della speranza, che non è una realtà che riguarda solo alcuni aspetti della vita, ma li riassume tutti. Non lasciamoci rubare il senso della comunità, sottolineo questa bella espressione proprio dell'Evangelii Gaudium, e aggiunge, parlando delle preoccupazioni che dobbiamo avere riguardo al futuro delle nuove generazioni: giovani, non lasciatevi rubare la speranza, che non è una sorta di utopia irraggiungibile, ma è questa realtà concreta che la Chiesa annuncia e testimonia partendo dal giorno della Pasqua. Abbiamo ascoltato che nel libro degli Atti vi è una sorta di difficoltà all'inizio nella Chiesa di Gerusalemme, e gli apostoli, consapevoli di questa difficoltà, di alcune povertà, chiedono proprio a queste persone di assumersi un compito, una responsabilità, di essere accanto a quelli che sono marginali rispetto al contesto, diremmo noi, comunitario e sociale. Questa prossimità sulla quale dobbiamo insistere sempre di più, che possiamo dire il motivo di fondo anche dell'Alto Magistero del Santo Padre Francesco, la prossimità con gli ultimi, la prossimità con i poveri, non significa fare l'elemosina, ma significa avere un cuore aperto come quello di Gerardo Maiella, sotto acqua e sotto vento, come mirabilmente in una biografia è descritto, proprio nell'andare, nell'uscire, di sentirsi gli uni accanto agli altri, recuperare insomma quelle che sono le coordinate giuste che hanno reso davvero bella, forte e viva la nostra terra, il nostro bellissimo orizzonte, il nostro bellissimo paesaggio. Ha bisogno quindi di una spiritualità rinnovata, che si riaffezioni ai territori, che esca fuori dal proprio, possiamo dire, particolare, dalla propria chiusura, ma abbia questo sguardo aperto verso il futuro. Proprio così, non lasciamoci rubare la speranza. Condividiamo quindi con gli ultimi, con le persone sole, con gli anziani, con le famiglie in difficoltà, proprio quello che noi dobbiamo condividere, la nostra fraternità, che è il distintivo dell'essere cristiani. Non è un modo di essere o di agire legato solo ad alcuni eventi celebrativi. Essere così numerosi questo oggi davvero apre il cuore del pastore, e davvero sono grato a tutti quanti voi, abbiamo detto, a coloro che hanno voluto questo momento di missione, penso al parroco, ai missionari, a tutta la comunità di Trevico, ma a tutti quanti voi convenuti quest'oggi. Ma questo evento forte deve permeare il nostro quotidiano, il nostro essere costantemente impegnati nella vita. Ebbene, abbiamo capito che Gesù non è un uomo che crea clamore. Quella pietra scartata, ha detto l'Apostolo nella seconda lettura, quella pietra insignificante agli occhi del mondo, perché quello che appare insignificante agli occhi dei potenti di questo mondo, agli occhi di Dio ha un valore straordinario. Quella pietra scartata è divenuta pietra d'inciampo, nel senso che ci interroga, ci mette in discussione, ci chiede di ripensare al nostro modo di essere ed agire. Questa pietra è Gesù, che è la roccia sulla quale è stata costruita proprio questa comunità degli inizi, e che continua attraverso il ministero degli apostoli e dei loro successori questa azione di evangelizzazione. La pietra scartata dai costruttori, abbiamo ascoltato, è divenuta la testata d'angolo, la pietra angolare, il pilastro, quella realtà che sorregge la vita e il mondo, solo riannodando, come San Gerardo ci insegna con la sua testimonianza, con il suo sacrificio, con la sua appassionata, direi, fede semplice e genuina a Cristo e l'Eucaristia, la Madonna, possiamo davvero sentirci protetti e al sicuro. E questa strada noi la conosciamo,
È una strada che siamo chiamati a percorrere, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, dirà mostraci il Padre, questa esigenza di vedere, di toccare che a volte affligge il cuore umano, invece in Gesù viene per così dire ancora di più resa chiara ed evidente, perché non è un'afflizione, è una gioia conoscere Gesù, che è la strada sulla quale dobbiamo muovere i nostri passi. E il senso della strada ci invita anche ad assumere uno stile nelle nostre relazioni. Papa Francesco dice che la Chiesa ha in atto un cammino sinodale. Significa un camminare insieme, che non è un fatto legato solo ad eventi, possiamo dire, celebrativi, liturgici o assembleari, ma è uno stile di vita. Camminare davvero insieme, avendo però chiara la meta, avendo una direttrice di marcia sulla quale muovere i nostri passi. Gesù è questa direttrice, io sono la via, la verità e la vita. Sono tre parole sulle quali dovremmo meditare. La via, abbiamo detto, è la strada che lui traccia nel deserto della nostra vita, nelle difficoltà della nostra esistenza, nelle gioie e nei dolori che siamo chiamati a vivere. La verità, perché solo attraverso questa conoscenza profonda, intima, nella preghiera e nella fraternità possiamo davvero conoscere il senso vero, la sintesi necessaria, il cardine necessario sul quale far ruotare la nostra esistenza. Io sono la via, abbiamo detto la verità e la vita. La vita significa aver coscienza non solo di questo tempo terreno nel quale siamo chiamati a rendere ragione, per riprendere una frase dell'Apostolo Pietro, della speranza di Cristo che abita in noi, ma la vita significa guardare il futuro al di là delle ombre, guardare al di là delle difficoltà, non essere proiettati solo nell'oggi, in questa difficoltà che oggi vivo, ma guardare con slancio e con generosità quello che ci attende. Siamo chiamati e siamo diretti verso il cielo, e la sera della vita saremo giudicati non su norme esterne, ma su come abbiamo amato, su come abbiamo accolto, su come abbiamo condiviso, su come abbiamo visitato, su come insomma noi ci siamo mossi nel tempo della nostra vita. E su questo Gerardo è davvero maestro per ciascuno di noi, di come abbiamo mosso i nostri passi, il nostro cuore verso gli altri. Allora la strada maestra è Cristo, lo stile di Gesù deve formare, performare, informare e soprattutto dare nuovo slancio alla nostra vita. E la Vergine Maria ci guidi, ci accompagni. Lei che apparendo a Fatima ha chiesto poche cose, ma essenziali, che sono la sintesi del Vangelo, la preghiera, il rosario, che significa ripercorrere tappa dopo tappa i misteri della nostra salvezza. Il mistero non significa qualcosa di incomprensibile, nel senso vero significa i doni che Dio ci ha fatto con la sua divina presenza, ci ha chiesto di pregare, di avere quindi un rapporto con la comunità cristiana e di convertirci. E la conversione significa avere il coraggio di mettersi di nuovo in cammino, cambiando la nostra direttrice di marcia. In latino si dice cum vertere, dare una svolta alla nostra esistenza, questa metanoia, questo cambiamento di sguardi, di volti, di orizzonti, che ci indirizzi davvero verso il Signore insieme come fratelli, passo dopo passo, su quella strada che è Cristo e su quella meta che è il paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Fratelli e sorelle, il nostro cuore è sovente turbato di fronte alle contraddizioni e alle difficoltà della vita quotidiana. Accogliamo l'esortazione del Signore alla fiducia e affidiamo a Dio la nostra vita. Con fede preghiamo insieme dicendo: Signore, vieni in nostro aiuto. Signore, vieni in nostro aiuto. Perché in ogni parte del mondo la Chiesa possa compiere le opere di Dio per la salvezza dell'intera umanità, preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. Perché i ministri ordinati, vescovi, sacerdoti e diaconi e quanti si sono messi al servizio del Vangelo nella vita consacrata siano sempre e ovunque fedeli e coraggiosi testimoni dell'amore di Dio, preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. Perché i catechisti e i tanti laici impegnati nelle nostre comunità cristiane non vengano mai meno al loro impegno di fronte alle difficoltà, preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. Perché quanti sono duramente provati dalla malattia, dalla povertà e dalla solitudine, possano sentire la presenza del risorto attraverso la nostra fraterna carità, preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. E preghiamo anche per i padri redentoristi, perché si lascino illuminare dalla luce dello Spirito e possano essere sempre e dovunque testimoni di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, vieni in nostro aiuto. Dio grande e buono, nel tuo Figlio morto e risorto hai avvolto la nostra vita di luce immortale, fa che restiamo sempre fedeli a Cristo, parola fatta carne. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome del Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato, sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la morte, Signore,
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Sergio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donami la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore,
siamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri. Fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Accomodiamoci un attimo. Innanzitutto, Eccellenza, il Signor Sindaco vuole salutarla, salutare tutti noi qui presenti, e poi Padre Rosario, a conclusione di questa settimana della fede, vuole innanzitutto ringraziare la comunità, ma prima di tutto ringraziare il Signore che attraverso San Gerardo abbiamo vissuto veramente una settimana di fede. Allora io voglio semplicemente ringraziare il nostro Vescovo, che è una persona sempre attenta a questa comunità, ce lo sta dimostrando, viene spesso e sempre tra di noi. Ringrazio Don Claudio, che è una dinamite per quello che sta facendo. Ha molte risorse, riesce a essere sempre presente e riesce a concretizzare queste bellissime manifestazioni, questi bellissimi eventi. Ovviamente un ringraziamento particolare a tutti i sacerdoti, in particolar modo ai padri redentoristi che per questa settimana sono stati qui con noi e ci hanno portato appunto questa bellissima presenza della reliquia di San Gerardo, un santo a cui tutte le comunità dell'Irpinia credo sono molto molto devote. E un santo che diciamo è morto giovanissimo, una persona morta giovanissima, a sole 29 anni, però aveva fatto tantissimo per avere appunto questo riconoscimento poi successivamente di santo. La mia speranza è quella che noi conserveremo queste cose che ci hanno detto in questi giorni Padre Rosario e Padre Franco continuare a pensare che San Gerardo sia ancora qui in mezzo a noi o nel nostro cuore, ha occupato un piccolo pezzo del nostro cuore. Ringrazio i sindaci presenti, il sindaco di San Nicola, di Castelbaronia e il consigliere di Valle Saccarda che è qui presente anche nella veste di assessore alla comunità montana. Ringrazio il comandante Nocera per la sua estrema disponibilità nel servizio d'ordine fatto particolarmente in questa settimana, il comandante della Polizia Locale Rollo e la questura di Avellino per il tramite del vicequestore dottoressa Salerno del commissariato di Ariano Irpino che ha scortato e scorterà ancora la reliquia di San Gerardo ed è qui presente. Ringrazio tutta la comunità di Trevico e le comunità della Baronia che sono presenti oggi e che sono state presenti in questa settimana. Ne approfitto per fare gli auguri alle mamme presenti in questa chiesa e alle mamme che purtroppo sono in cielo ma sono più vicino a Dio e alla mamma di tutti noi che è la Madonna. Magari facciamo un applauso alla nostra Madonna. Tranquilli, non faccio un'altra predica, per l'amor di Dio, soltanto un breve ringraziamento, che è ringraziamento prima di tutto al datore di tutto che è Dio. Diceva il santo curato d'Ars, quando passa un santo, Dio passa con lui. E in questi giorni noi ne abbiamo fatto l'esperienza. Il nostro piccolo fraticello Gerardo ha fatto in modo che non solo la comunità di Trevico, ma anche le comunità limitrofe venissero a venerare questa insigne reliquia, venissero a fare l'esperienza di incontrare Dio in un santo semplice, un santo del popolo, un santo che non appartiene solo ai missionari redentoristi, ma appartiene a buon diritto a tutto il popolo santo di Dio. Eccellenza, le posso dire che la comunità di Trevico e anche le comunità limitrofe sono state presenti, hanno partecipato, hanno pregato
e quindi c'è stata una buona evangelizzazione. Noi abbiamo seminato, adesso a voi, ecco, tocca far crescere, concimare, potare, perché i frutti che sono stati seminati in questi giorni possano crescere. Io vi prometto, insieme con Padre Francesco, la nostra preghiera presso la tomba di San Gerardo, e vi dico questo, che se mai un giorno dovessero inventare un'altra parola per dire grazie, ma che significherebbe qualche cosa di più forte, le prime persone a cui la dirò saranno gli abitanti di Trevico. Grazie di tutto. Prima della benedizione, anch'io voglio rendervi partecipi di questa gioia che abbiamo condiviso insieme in questi due momenti. Sono stato due volte con voi qui oggi a celebrare l'Eucaristia e l'altro giorno per un incontro con tutta la comunità. Davvero sono rimasto impressionato in senso molto molto positivo. Grazie soprattutto ai padri redentoristi per questa bella opera di evangelizzazione. E prima della benedizione rivolgiamo la nostra preghiera alla Madonna, perché siamo nel vivo del mese mariano e oggi è la festa della mamma, quindi la madre di Dio, la madre di Gesù è anche madre nostra, e preghiamo per tutte le nostre mamme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E invochiamo su tutti quanti noi la benedizione del Signore. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatti Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Ecco, adesso prepariamoci a questo evento bello con la processione. Usciamo tutti fuori per coordinare un po', ecco, il santo, ecco, e poi proseguire per la processione. Volevo anch'io, così a conclusione, dire grazie a tutti, così non escludo nessuno, ma non voglio dimenticarmi del coro che in questi giorni e direi anche in queste domeniche veramente si è impegnato, e possiamo dire che anche la comunità di Trevico ha un coro parrocchiale. Auguri, eh! Evviva San Gerardo! Evviva San Gerardo! Evviva San Gerardo!